È stato inaugurato giovedì pomeriggio a Milano, nel sottopasso Mortirolo, nei pressi della stazione centrale, il nuovo hub aperto 24 ore su 24 per la prima accoglienza dei cittadini ucraini in arrivo a Milano, che avrà l'obiettivo di creare un punto di informazioni e di screening sanitario per fornire un primo aiuto concreto ai profughi che scappano dal loro paese in guerra. La stazione, insieme ad altri luoghi di transito, diventa un punto rispetto al quale offrire una prima assistenza sanitaria e una prima individuazione di come proseguire nell'ambito di un percorso di accoglienza che in accordo con le prefetture Regione Lombardia sta organizzando. Il nuovo centro, realizzato da Regione Lombardia in collaborazione con il Comune, la Prefettura di Milano e Fondazione Progetto Arca, sarà gestito operativamente dalla SST Fate Bene Fratelli Sacco e dall'Esercito Italiano. I cittadini in arrivo dall'Ucraina verranno sottoposti immediatamente al tampone, riceveranno le prime informazioni per le future collocazioni, oltre che ad un pasto caldo, un kit igienico e abiti nuovi. A questo punto loro faranno fondamentalmente un tampone, avranno un rilascio dell'STP che gli permetterà poi di avere anche l'assistenza sanitaria temporanea. In caso di positività è organizzata la possibilità di trasportarli in strutture idonee se non hanno un loro domicilio, oppure rinviarli al loro domicilio con tutte le indicazioni necessarie per limitare l'eventuale diffusione della patologia. In più ci sarà anche uno spazio protetto dove intrattenere e far giocare i bambini e un desk per fornire informazioni utili grazie ai mediatori culturali di lingua ucraina. È previsto anche l'intervento di uno psicologo nei casi di traumi importanti. L'ATS e l'esercito che faranno i tamponi, c'è la protezione civile, il progetto Arca si occupa della parte di accoglienza, diciamo, l'impatto emotivo sulle persone, per cui mediatori culturali, giochi per i bambini, cibo, igiene personale, docce, vestiti, tutto quello che serve, diciamo, alla persona. Dopodiché provvederemo all'accompagnamento in un centro qua vicino, in Via Stella, dove ci saranno 50 posti letto e lì staranno qualche notte in attesa del ricongiungimento familiare, per chi ha famiglia, del trasporto in altre città oppure dell'assegnazione alla prefettura del CAS di un posto dove poter fare il loro percorso. Questo hub vuole essere inoltre un anello di congiunzione con i luoghi di accoglienza dove le persone verranno ospitate in attesa dei ricongiungimenti familiari o dell'accoglienza in casa. L'importanza di questo punto di accoglienza sta proprio nella sua collocazione, cioè in prossimità ovviamente della stazione centrale, ovviamente è naturalmente meta destinataria di quelli che sono almeno il primo arrivo di questi profughi in Italia. Da qui poi, lo sappiamo, partiranno per le loro destinazioni finali, ma l'obiettivo era di intercettarli subito, di farli entrare nei canali ufficiali e soprattutto di verificare ovviamente l'adempimento a quelle che sono le prime, appunto, per realizzare le prime verifiche sanitarie.